portato a scoprire la mia città, Rieti, ombelico d'Italia. Siamo davanti al complesso monumentale più importante della città di Rieti, formato dalla Cattedrale di Santa Maria, la statua di San Francesco e il Palazzo Papale. Spettacolare il portico del Palazzo Papale. Dai piloni cruciformi si dipartono volte a crociera che sostengono un grande salone a navata unica. Qui è stato deciso di accogliere la cerimonia di matrimonio tra Costanza d'Altavilla, la figlia di Ruggero II, detto il Normanno, ed Enrico VI, il figlio di Federico Barbarossa. È stato altresì deciso di elevare agli onori degli altari Sant'Antonio di Padova, il santo dei miracoli. Ed infine qui viene presa la decisione di incoronare un re. Nel giorno della Pentecoste del 1289 è stato incoronato re di Puglia, di Sicilia e di Gerusalemme, all'interno della cattedrale di Rieti, Carlo II d'Angiò, il re che ha fatto grande Napoli. Andiamo nella cattedrale. Più interessante di questo edificio religioso è senza dubbio la cappella di Santa Barbara, che è meta di pellegrinaggi di tutte le categorie, protette dalla giovane martirizzata poco distante da Rieti. Il luogo attira altresì le attenzioni degli studiosi di storia dell'arte perché è stata disegnata e realizzata da Gian Lorenzo Bernini. L'ambiente romanico della cattedrale è la cripta, dove, secondo la tradizione, San Francesco si raccoglieva nel silenzio e nella preghiera, prima di fondare i santuari francescani di Poggio Bustone, dove si ferma per la prima volta arrivando in questo territorio, Greccio, dove rappresenta la scena della Natività, Fonte Colombo, considerato Sinai francescano perché il Signore si presenta a lui e gli detta la regola definitiva dell'ordine dei frati minori. Infine la foresta, dove realizza il miracolo della vigna e scrive una buona parte del Cantico delle Creature. Adesso ci aspetta un itinerario archeologico straordinario, Rieti Sotterranea. Iniziamo dai resti del ponte romano che si trovano tra le acque del fiume Velino, in fondo la chiesa di San Francesco, dominati dal massiccio del Monte Terminillo. Questa ricostruzione ci mostra la città di Rieti nel III secolo a.C., quando venne conquistata dai Romani, che costruirono un viadotto per sopraelevare la via Salaria, l'antica via del sale, e proteggerla dalle piene ricorrenti del fiume Velino. Nel Medioevo alla struttura sono state appoggiate alte torri medievali. Quindi la Rieti sotterranea è il felice risultato di
strutture romane e ambienti medievali. Il viadotto romano di Rieti è una poderosa struttura costruita utilizzando blocchi ciclopici di travertino che i romani disposero di taglio e di testa a formare una rete molto resistente. Secondo gli archeologi, questa struttura affonda ancora di circa 8 metri. Abbiamo attraversato ambienti 200-eschi, 400-eschi e 600-eschi per arrivare ad attraversare il viadotto romano, costruito nel III secolo avanti Cristo. Non si esaurisce qui. Il percorso offre la possibilità di scoprire angoli interessanti e curiosità straordinarie. Pertanto, vi aspettiamo a Rieti. Stagioni vi accoglierà in città. È situato nel cuore del centro storico, in prossimità degli edifici di maggiore interesse turistico. In questa struttura sono stati ospiti personaggi illustri del mondo della musica come Beniamino Gigli, Enrico Caruso, soldato a Rieti, ma anche José Carreras. L'hotel custodisce la stanza del Duce, ma qui hanno anche soggiornato le star dell'atletica leggera internazionale come Stevie Howitt, Sebastian Coe, Nureddin Morselli, Said Dawita, Ben Johnson, Carl Lewis, ma anche Asafa Power. In città avrete anche la possibilità di degustare i piatti tipici della gastronomia locale come pizzicotti, tonnarelli e fregnacce. Quest'ultime sono tutte una sorpresa e anche molto gustose.